questa grande piazza e abbiamo notizie che anche nelle altre piazze d'Italia non solo lo sciopero è riuscito, ma la partecipazione è straordinaria. Questo sta a dimostrare non solo che era necessario questo sciopero generale, ma che queste piazze chiedono a tutti noi di continuare questa battaglia e questa lotta per raggiungere dei risultati molto precisi. Noi siamo in presenza, io credo, di una vera e propria emergenza democratica nel nostro Paese. E dobbiamo dire con chiarezza che quando un governo tratta il Parlamento come se fosse un luogo di compravendita dei parlamentari, quando un governo un giorno sì e un giorno no attacca la Costituzione e dice che bisogna cambiarla, quando un governo cerca di mettere in discussione la magistratura e sono ormai mesi che il Parlamento non fa altro che discutere di come si può salvare il Premier in questo Paese, quando cioè un governo mette in discussione i diritti, la democrazia, la Costituzione, io credo che dire che c'è bisogno non solo di cambiare le politiche di questo governo, ma che bisogna mandare via questo governo, credo che debba essere un elemento di democrazia democratica. E lo diciamo non solo per fare politica, ma per fare l'interesse delle persone che rappresentiamo, perché chi lavora oggi è più povero, i salari sono diminuiti, i posti di lavoro sono a rischio, al di là delle balle che raccontano Berlusconi e la Lega, le tasse in questo Paese per i lavoratori dipendenti e per i pensionati sono aumentate, è aumentata l'evasione fiscale, è aumentato il fatto che chi addirittura porti i capitali all'estero viene premiato da questo governo, e da questo punto di vista noi siamo in presenza davvero di un elemento di messa in discussione e di attacco ai diritti nel lavoro che non hanno precedenti. Per i giovani non c'è un futuro, aumenta la precarietà, un giovane su tre è disoccupato e quando ha da lavorare, come ci ricordano anche le esperienze di questa città e della compagna che prima di me ha parlato, siamo di fronte al fatto che ormai vere e proprie forme di schiavismo sono diventate forme normali di lavoro. E io credo che quando si arriva a questo punto c'è bisogno di ribellarsi, di non accettare questa condizione. E non è una questione da lasciare a quei lavoratori lì o al sindacato. Lo dico anche qui, in una città con la tradizione che ha di essere antifascista e democratica. Non è un problema solo di quei lavoratori lì. Se nella nostra provincia, nel nostro territorio, è possibile lavorare senza contratto, essere sfruttati a 2 euro all'ora, e se questo non porta le istituzioni, le forze politiche a dire che questo è un attacco alla coesione sociale e alla democrazia di questo Paese e di questa nostra provincia, allora sinceramente se non c'è questa capacità vuol dire che siamo messi in una situazione di difficoltà. E questa piazza, questa manifestazione, la riuscita di questa cosa, di questa nostra giornata, dice che invece c'è una volontà della maggioranza delle persone di cambiare e di non accettare questa condizione. E devo dire che è davvero singolare, a proposito di democrazia, che il Presidente del Consiglio, che vorrei ricordare a tutti, è arrivato a dire che quando c'era il referendum a Mirafiori era giusto che Marchionne se ne andasse se i lavoratori avessero votato no, è lo stesso Presidente del Consiglio che oggi sta spiegando e sta cercando di fare le leggi per impedire che si possa svolgere il referendum il 12 giugno. Guardate che questo è di una gravità senza precedenti. E noi anche qui credo
dobbiamo dirlo con molta chiarezza. Il nostro impegno perché la gente vada a votare e perché siano respinti i progetti del governo e quindi che si difenda l'acqua come bene pubblico contro la privatizzazione, perché non si faccia passare l'idea del nucleare nel nostro paese ma di un altro modello di sviluppo, e che si difenda la magistratura, io credo debbano essere i nostri obiettivi, perché questo è il modo per difendere la democrazia e per dire che da questa crisi si esce cambiando il quadro politico e sociale che ha determinato questa crisi, rimettendo al centro non solo il lavoro e i diritti, ma rimettendo al centro anche un'altra idea di società, un'altra idea di sviluppo e un'altra idea di solidarietà tra le persone. E penso anche che noi dobbiamo parlare e rappresentare i tanti giovani che oggi sono precari. Badate che quando si arriva al fatto che 4 milioni di persone hanno forme di lavoro precario, e cioè non hanno diritti o non hanno contratti, o addirittura quando perdono il lavoro non hanno ammortizzatori sociali, non giriamoci attorno. Questo è un modo non solo per rendere precari i giovani, ma questo è un modo per attaccare anche chi i diritti adesso ce li ha e a questo punto fare diventare tutti precari. Questo è l'obiettivo. Per questa ragione noi abbiamo bisogno di offrire un terreno di riunificazione delle lotte, e lo sciopero generale di oggi dimostra questo, che in Italia l'unica grande organizzazione sindacale che può offrire un terreno di ricomposizione, di riunificazione sociale, che sia in grado di mettere assieme i giovani precari, gli studenti, i disoccupati, insieme ai pensionati e ai lavoratori dipendenti, per cambiare questo paese, per rimettere al centro il lavoro e i diritti, è la CGIL. Ed è per questo che noi non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare questa battaglia e questa lotta. Non solo abbiamo ragione, ma queste piazze, questa giornata dimostra che abbiamo anche la forza e che c'è la possibilità di continuare, di cambiare questo quadro. E dobbiamo essere in grado di unire la discussione politica alle questioni sociali e del lavoro. Fatemela dire così. Se è 20 anni che in questo paese prevale il berlusconismo, è perché in questi 20 anni non c'è stata una rappresentanza degli interessi del lavoro degna di questo nome. Allora è necessario con forza che un'idea del lavoro, della società, dello sviluppo fondata sulla qualità del lavoro torni ad essere un elemento centrale. E badate che quello che sta succedendo alla Fiat, ma se penso al contratto separato del commercio, se penso al recente contratto separato anche dell'ortofrutta, sempre del commercio, se penso al fatto che nel pubblico impiego nella scuola siamo di fatto alla cancellazione del contratto nazionale, noi siamo di fronte ad una novità, che ormai la maggioranza dei lavoratori dipendenti di questo paese non ha più il contratto nazionale di lavoro. E guardate che c'è un'altra cosa grave che è avvenuta, io credo, nel contratto del commercio. Intanto viene recepito il collegato al lavoro. E diciamola brutalmente, se adesso sarà possibile che un'impresa chiama un giovane e gli dice: se tu vuoi venire a lavorare da me, prima di essere assunto mi devi firmare una lettera, e in questa lettera devi impegnarti che se avremo dei problemi non ti darò quello che ti devo dare, tu non andrai più dal giudice, dalla magistratura, andremo da un arbitro, da un terzo, noi siamo di fronte a un arretramento che non ha precedenti. Non stiamo entrando nel 2000, stiamo tornando all'Ottocento. Questo è il punto. E addirittura, se per le imprese diventa possibile non
versare più i contributi all'INPS per la malattia. Ma vi rendete conto cosa vuol dire? Non solo è stata una conquista delle lotte, quella di avere una sanità pubblica e avere il diritto a essere retribuiti quando si è ammalati, ma se tu introduci il fatto che le imprese non pagheranno più l'INPS, quello che avviene è che apri la strada alla privatizzazione, al superamento dell'INPS, perché poi le imprese che non pagano l'INPS ti spiegheranno che se si fa un ente bilaterale troveranno il modo di dartela, perché non sono così cattive. Però quello che vogliono è cancellare i diritti, cancellare il fatto che ci siano dei vincoli sociali, che ci sia un sistema sociale pubblico, vogliono cioè andare a una modifica radicale. E allora io credo che, così come i lavoratori del commercio e i lavoratori metalmeccanici non debbono essere lasciati soli, io credo che queste questioni debbono diventare una questione generale di tutti i lavoratori, di tutta la CGIL, ma anche delle forze politiche. E lo dico con molta tranquillità, ma penso che anche le forze dell'opposizione, se davvero vogliono abbattere e cambiare il quadro politico, hanno bisogno con maggiore forza di rispondere alle esigenze e alla domanda che queste piazze pongono. Perché se siamo di fronte al fatto che in tutti i sondaggi che vengono realizzati, al di là degli spostamenti, noi siamo di fronte a una novità preoccupante, e cioè che ormai la metà degli italiani dice che non andrà a votare o che pensa che siano tutti uguali, guardate che il problema è che non sono quelli che non hanno capito nulla. C'è bisogno che ci sia una capacità di rappresentanza e di risposta. Bisogna fare in modo che i problemi che le persone hanno di non arrivare alla fine del mese, di essere precari, di essere attaccati sui diritti, di non avere regole democratiche che gli permettono di votare e di decidere, diventino le questioni che la politica è capace di rappresentare. Altrimenti c'è uno scollegamento, ed è proprio questo scollegamento che ha fatto forte Berlusconi, che ha fatto forte la Lega. E proprio quando non ci sono spazi di democrazia, di partecipazione, che allora si passa al populismo, si passa all'idea dell'impunità, si passa all'idea di quello che può fare tutto. Allora noi dobbiamo capire questa cosa e dobbiamo offrire questo terreno di iniziativa e di mobilitazione. E voglio anche dire che noi siamo di fronte ad un passaggio difficile, perché la crisi è davvero forte. C'è una frantumazione dei processi lavorativi che non ha precedenti. Guardate che quello che avviene ormai da tante parti è preciso. Se ci pensate un attimo, fino a 20 anni fa, tutti quelli che lavoravano in uno stesso posto di lavoro, fossero dal portiere all'ingegnere progettista, avevano un unico contratto. Se tu guardi quello che succede oggi, tu sei di fronte che mentre chi comanda è sempre quello, il processo lavorativo è frantumato in 1000 pezzi, hai tanti contratti diversi, hai l'appalto, hai il subappalto, hai la cooperativa, hai una frantumazione del processo lavorativo che non ha precedenti, e quindi i lavoratori vengono messi in competizione tra di loro, perché quando c'è bisogno di lavorare le persone sono più ricattabili, questo è il punto. Ma allora, se è così, noi dobbiamo avere la forza di denunciare questa situazione e di offrire un terreno di riunificazione contrattuale. Il nostro obiettivo deve essere quello di unificare, di riconquistare il contratto nazionale e di riconquistarlo per tutti, di pensare a dei contratti che siano in grado di difendere tutti i lavoratori e di rappresentare tutti i lavoratori. E allo stesso tempo, pensate un attimo, anche il Presidente della Repubblica ha fatto in questi giorni un appello all'unità sindacale.
E io credo che sia un fatto positivo ed importante, perché se uno ci pensa, le conquiste che sono state fatte nel Novecento sono state fatte sulla base della lotta unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori, e dobbiamo dirlo, non sono semplicemente merito della CGIL, della FIOM, sono merito di tutte le lavoratrici, di tutti i lavoratori e anche delle altre organizzazioni sindacali. Ma il punto di novità con cui dobbiamo fare i conti è questo: in tutti questi 40 anni si è ragionato su un'unità d'azione tra i sindacati. Ora, io non voglio mettermi a fare una discussione su chi ha torto e chi ha ragione. Certo che io penso che la CGIL e la FIOM hanno ragione, ma siamo di fronte a un punto nuovo. Cosa succede quando tra i sindacati ci sono idee diverse? Perché la strada che oggi si apre, quella degli accordi separati, diciamola in italiano, non è che gli accordi separati esistono perché li firmano gli altri sindacati, non è vero, gli accordi separati esistono perché sono le imprese e il governo che di volta in volta scelgono quello che gli conviene più fare. E se ci pensate un attimo, gli accordi separati esistono perché alle lavoratrici e dai lavoratori italiani è impedito di poter votare. Perché se ci fosse una regola, io dico una legge, che dice che è un diritto del lavoratore di poter votare per eleggere i propri delegati, sempre, che è un diritto della lavoratrice e del lavoratore, che un contratto per essere valido deve essere votato dalle lavoratrici e dai lavoratori, se questo diritto ci fosse, gli accordi separati non esistono, perché quando ci sono idee diverse vai ai lavoratori e ti rimetti al loro giudizio. Ed è per questo che la CGIL ha avanzato una proposta sulla democrazia e sulla rappresentanza. Ma stiamo sentendo la sordità. Ha presentato la proposta e la risposta è stata il contratto separato del commercio, il contratto separato nel pubblico impiego e nella scuola. E io mi permetto di dire, non è solo una questione sindacale questa. Se giustamente la politica pensa che l'unità sindacale sia un bene da difendere, tutti debbono sapere che oggi la condizione per ricostruire l'unità sindacale è la democrazia, cioè la possibilità che le lavoratrici e i lavoratori tutti, iscritti e non iscritti al sindacato, abbiano il diritto di poter partecipare e di poter decidere. Ed è talmente vera questa cosa, che voi pensate al paradosso. Dov'è che si fanno i referendum in Italia? Alla Fiat. Alla Fiat è un referendum. Quando a un lavoratore gli viene detto o mi dici di sì o ti chiudo la fabbrica, è un referendum libero questo? È un elemento che permette liberamente alle persone di dire sì, adesso io ti dico quello che penso. E trovo singolare, fatemela dire così, che l'esercizio collettivo sia spiegare cosa dovrebbero fare quei lavoratori lì sotto ricatto. Ci vorrebbe un po' più di rispetto. Ci vorrebbe un po' più di rispetto per persone che sembra che sia un loro problema decidere se vogliono lavorare o no. Ma davvero è pensabile che uno che prende 1300 euro quando lavora, se no 700 quando incassa, è lui che deve decidere se vuol continuare a lavorare o no senza diritti? Ma stiamo scherzando? E non è questo un elemento che deve essere messo in discussione? Perché in questa fase forse non si sta capendo che nel frattempo il più grande gruppo industriale d'Italia, la Fiat, se ne sta andando dall'Italia. E ha dichiarato esplicitamente ormai che la sua testa la porta negli Stati Uniti. Guarda caso, per prendere il 51% della Chrysler deve ridare indietro i soldi pubblici che Obama e il Canada gli hanno dato per salvare l'azienda.
lì li vogliono. Han dato dei soldi pubblici per salvare l'azienda, ma li rivogliono indietro. Non è che li regalano. Come in Italia. E dove li prende questi soldi? Da noi! E se ci pensate un attimo, noi siamo di fronte al fatto che qui non è mai stato accettato un tavolo che permettesse di fare una discussione collettiva sulle scelte da fare. Ma la FIA, pezzo per pezzo, ricatto dopo ricatto, tenta di affermare le sue cose. E addirittura sta avvenendo una cosa che non era mai successa in Italia. E cioè la Fiat è uscita da Confindustria in quegli stabilimenti e non applica i contratti nazionali di lavoro. E dice che questo è in ragione della competitività. Badate che qui sta succedendo una cosa un po' strana. Consentitemi l'accostamento. Alla Thyssen c'è stata una sentenza importante, non ha ridato vita purtroppo alle persone che erano morte, ma ha sancito un principio, io credo, importantissimo, che è responsabilità anche dell'amministratore delegato che le fabbriche funzionino senza far morire le persone. Ha sancito che nella organizzazione della produzione tu la devi progettare e pensare perché le persone non muoiano. E se non avviene, paghi anche penalmente. E la Thyssen che cosa ha detto? Ha detto che se la legge è così in Italia, lei potrebbe andare via dall'Italia. E addirittura Marchionne che cosa ha detto? Cosa sta dicendo? Visto che la FIOM ha presentato un ricorso, perché secondo noi quello che la Fiat sta facendo a Pomigliano e Mirafiori è contro la legge di questo paese, è contro le leggi europee. E Marchionne non ha detto io non ho nessun problema perché il giudice mi darà ragione perché io sto rispettando le leggi. Ha detto che se per caso il giudice gli dovesse dare torto, allora il piano Fabbrica Italia non esiste più. Ci rendiamo conto cosa stanno dicendo le imprese? Stanno dicendo che se si applica la legge in Italia e se si applicano i contratti nazionali in Italia, loro vanno all'estero? Non mi pare che sia una richiesta particolarmente estremista quando gli dici applica la legge, applica i contratti. Non è che stiamo chiedendo il raddoppio dello stipendio, ce ne sarebbe anche bisogno. Non è che stiamo chiedendo di lavorare 20 ore pagate 40. Non è che stiamo chiedendo di avere 6 mesi di ferie. Stiamo chiedendo di avere il lavoro e che questo avvenga nel rispetto delle leggi e dei contratti. Stiamo cioè dicendo che il lavoro o ha dei diritti o non è un lavoro. E di fronte a questo loro ci dicono che se si applicano queste cose vanno via dall'Italia. Avete sentito voi un ministro, un esponente di questo governo dire qualcosa? Avete sentito qualcuno intervenire per dire che non si può permettere un'azienda in Italia di poter dire che se si applicano le leggi se ne va via? E io trovo che questo sia il problema che noi dobbiamo porre con forza, perché tra l'altro siamo in assenza di una politica industriale. Siamo cioè di fronte al fatto che se qui la crisi è più pesante che da altre parti è anche perché non c'è uno straccio di politica industriale pubblica degna di questo nome. Ma secondo voi in Germania vanno meglio perché lì sono più furbi o perché hanno fatto anche degli investimenti sull'innovazione, sulla ricerca? In Francia vanno meglio perché sono più furbi o perché ci sono state anche delle politiche pubbliche in questa direzione? Mentre noi nel nostro paese siamo di fronte all'abbandono, siamo di fronte alla teoria che il mercato deve fare, che bisogna aumentare la precarietà. Badate che una cosa di questo genere porta indietro il nostro paese e assegna un ruolo di competizione del nostro paese a livelli più bassi. Fatemela dire chiara. Siamo di fronte a un punto. O qualcuno decide
che la competizione la fai con la Polonia, con la Turchia, ma allora vuol dire senza contratti, senza diritti, con un arretramento delle condizioni che non ha precedenti, o tu ti poni il problema che la competizione di questo paese la fai sulla qualità del lavoro, sulla qualità delle produzioni, e allora ci vuole anche un intervento pubblico, ci vuole anche un vincolo che dica queste cose. E quando la FIAT dice o fate quello che dico io o io me ne vado via dal paese, io penso che tutti dovrebbero rendersi conto che non sono ricattati solo quei lavoratori, ma a quel punto è ricattato il paese, sono ricattati quei comuni, quelle istituzioni, quel paese, quei cittadini. E allora ci vorrebbe una reazione. E guardate che c'è una logica anche quello che succede nella scuola, Perché qual è l'altro paese industrializzato che sta tagliando sulle ricerche e sulla scuola? Ditemelo. Se c'è, ditemelo. Siamo di fronte al fatto che invece qui si taglia. Siamo di fronte al fatto che si privatizza. E addirittura anche qui si ritorna a una situazione, quella sì, di scuola di classe. Perché, diciamolo preciso, con la riforma fatta dalla Gelmini e con il taglio degli stipendi e dei diritti che c'è, il figlio di un lavoratore dipendente non avrà più la possibilità di andare a scuola e di andare all'università. Questo è il punto. Siamo cioè di fronte a un'operazione che ha carattere classista preciso e che pensa di utilizzare la crisi proprio per questa operazione. E allora è per queste ragioni che le lotta deve essere in grado di affrontare questo insieme di temi e di mettere al centro questi passaggi. E io credo anche che sia assolutamente importante dire altre tre cose e poi la concludo. La prima riguarda la difesa dei contratti nazionali di lavoro. Questo io credo sia un punto centrale, a maggior ragione per quello che sta succedendo. E lo dobbiamo fare difendendolo fabbrica per fabbrica e anche agendo sul piano della giustizia e del diritto. Mi ha fatto sorridere che, siccome, come sapete, nella nostra categoria hanno fatto l'accordo separato e noi siamo andati dal giudice e tutte le sentenze, tutte 10, quelle che sono state espresse dai giudici, hanno dichiarato che il contratto del 2008 è ancora in vigore. E immediatamente abbiamo avuto le polemiche perché abbiamo visto che non ci sono più solo le toghe rosse, ma adesso ci sono anche le toghe blu. Siamo arrivati al fatto che qualsiasi cosa che non va bene a quelli che vogliono comandare deve essere messo in discussione. E cioè il tentativo di delegittimare in ogni modo la magistratura, il diritto, l'esistenza di una Costituzione del nostro Paese. E io credo che questa lotta e questa battaglia debba essere un elemento di riunificazione, che dia un elemento di continuità e che si ponga anche il problema di una riforma in questa direzione. E che diventi davvero il punto di un'iniziativa che sia in grado di mettere in campo. E io penso che il coraggio che stanno dimostrando i lavoratori e le lavoratrici stranieri indiani della GFE che qui ci hanno raccontato, bravo, ci dia una lezione. 6 mesi fa forse nessuno di noi sapeva che esistessero, e se non avessero avuto la forza loro di dire basta, era una delle tante ingiustizie che sarebbe stata accettata. Ma il fatto che loro abbiano detto basta e che non abbiano rinunciato ai loro diritti e abbiano fatto di questa questione una questione, sì, di vita o di morte, con la loro forza, è un elemento che parla a tutti, ma ci dice che è possibile cambiare questa situazione se abbiamo la volontà e la capacità di poterlo fare. E se scatta un elemento anche di solidarietà, se oggi non li lasciamo soli, se ci rendiamo conto che quella battaglia è la nostra battaglia, che affermare quei diritti vuol dire affermare i diritti di tutti e un'uscita diversa da questa crisi. E poi, consentitemi questa digressione, ma la debbo fare,
In questi giorni si è parlato molto della vertenza Bertone, si sono dette una serie di sciocchezze che non hanno fine. Allora mi permetto di rubare qualche minuto perché è utile che si chiariscano due cose. Vedete, la Bertone è un'azienda comprata dalla Fiat un anno e mezzo fa. La Fiat l'ha comprata da un'amministrazione straordinaria, perché la Bertone è da 7 anni che incassa con il rischio di chiusura. C'è un accordo tuttora in vigore firmato al Ministero dell'Industria che garantisce l'occupazione a questi 1000 dipendenti. La Fiat ha pagato 13 milioni di euro la Bertone, che ne vale 70 milioni, perché doveva garantire i 1000 posti di lavoro. L'accordo c'è già, non è che c'è bisogno di farlo, è in vigore, scade alla fine di quest'anno, e lì la Fiat doveva fare 2 modelli Chrysler. Cosa ha pensato bene di fare la Fiat, visto che altri referendum, altre iniziative non gli hanno funzionato? Ha detto che non andava più bene quell'accordo lì e ne proponeva un altro, e si doveva accettare quella condizione che è già successa a Pomigliano e Mirafiori. Cosa succedeva però? Che la Fiat può restituire quella fabbrica lì al governo, ai giudici, ai commissari, pagando una leggera penale. E se lo fa, vuol dire che quei 1000 dipendenti lì, una volta in mano ai commissari, vengono licenziati, non dalla Fiat, dai commissari. E la Fiat, vi garantisco, aveva già verificato tutto, anche quanto gli costava, e aveva già parlato anche con i ministeri. Quindi quei lavoratori lì avevano un doppio ricatto. Non solo il fatto dimmi di sì o ti chiudo, ma addirittura che poteva ridarli indietro e il licenziamento lo faceva i commissari. Dopo che da 7 anni questi le han fatte tutte per salvarsi, impedendo sull'area dove sorge la Bertone anche delle speculazioni immobiliari. Ora, proprio perché quella fabbrica lì è a maggioranza FIOM, abbiamo 700 iscritti, era evidente il giochino. La Fiat non si è inventata la Bertone perché aveva bisogno di fare qualcosa, ma perché voleva dimostrare al Paese che seguire la FIOM porta alla chiusura delle fabbriche e alla messa in discussione dell'esistenza stessa dei lavoratori. E allora lo chiedo a voi e lo dico così: noi ci abbiamo scritto Joe Condor qua sopra, dovremmo forse accettare tutte le volte il terreno proposto dalla Fiat? Allora certo abbiamo discusso con quei nostri compagni lì e abbiamo deciso assieme che mentre la FIOM confermava che non avrebbe mai firmato quell'accordo, come non ha firmato Pomigliano e Mirafiori, non avrebbe firmato neanche Bertone, e che andava avanti con il ricorso e che continuava con le sue lotte, quei delegati hanno fatto un atto, io credo davvero, di legittima difesa, dicendo ai suoi lavoratori: questo accordo non ci piace, non è stato possibile fare una trattativa, l'azienda ci ricatta, ma possiamo essere noi a decidere che ci autolicenziamo? Non dobbiamo scaricare questa responsabilità sulla Fiat? Quindi noi non diciamo di dirvi di sì perché siamo d'accordo con quell'accordo, vi diciamo di dire di sì per uscire dal ricatto di questo referendum. Bravo. E allo stesso tempo quei delegati hanno detto: noi il minuto dopo ci dimetteremo da delegati perché non abbiamo potuto fare il lavoro su cui voi ci avete dato il mandato. E questo è quello che è avvenuto. Quindi non c'è nessun cambiamento, né di linea né di volontà di mettere in discussione il contratto della Fiat. Io continuo a rivendicare che c'è stato un modo intelligente di difendere quei lavoratori lì che rischiavano il licenziamento e di difendere la battaglia generale che è aperta e che non abbiamo nessuna intenzione di cambiare. E mi permetto anche di dire che però a qualcuno dovrebbe dire qualcosa. Se quei lavoratori lì, che adesso tutti dicono che sono responsabili
e intelligenti. Che i 10 delegati della FIOM sono stati così bravi. Vorrei far notare a tutti una cosa, che loro hanno firmato, ma si sono dimessi tutti. E se vogliono fare così anche gli altri, allora facciano così anche la FIM, la CIS, la UIL, gli altri. Si dimettano, perché quei lavoratori lì, nel fare questo atto, hanno esplicitato che era un modo per difendere il loro lavoro, ma hanno chiesto a noi, hanno chiesto alla FIOM e le assemblee della Bertone, perché noi abbiamo questo vizio in FIOM, che noi le assemblee le andiamo a fare. Noi con i lavoratori ci parliamo sempre, quando è facile e quando è difficile, e noi non li abbandoniamo mai, stiamo sempre assieme a loro. E vorrei dire che mentre è stato tranquillamente possibile per il delegato della RSU e per il sottoscritto parlare e avere anche il consenso di quell'assemblea, altre organizzazioni che hanno provato a parlare non ci sono riuscite. E debbo dire che la condizione, la cosa che ci hanno chiesto i nostri iscritti e i nostri lavoratori di quell'azienda è stato proprio quello di non firmare mai questo accordo. Ed è questo il punto. E lo dico perché la battaglia che abbiamo fatto da Pomigliano a Mirafiori in poi è una battaglia generale. E io credo che se oggi qualcuno in Italia pensa che Marchionne non è poi quel fenomeno che fino a qualche anno fa veniva descritto e che forse sta facendo anche delle cose che non vanno bene, e se c'è una certa solidarietà attorno ai lavoratori anche della Fiat, forse grazie anche alla dignità che i lavoratori della Fiat hanno dimostrato e anche alla capacità di tenuta che la FIOM e la CGIL hanno avuto di fronte a momenti così difficili. Ed è per questa ragione che la nostra lotta continuerà e non si fermerà qui. E penso davvero, e davvero vado alla conclusione, che noi dopo questa giornata abbiamo l'obbligo di proseguire questa mobilitazione, questa lotta, proprio per ottenere dei risultati precisi. La difesa del lavoro con diritti, la lotta alla precarietà, la difesa dei contratti, la difesa della democrazia di questo Paese hanno al centro due obiettivi: cambiare questo governo, cambiare la sua politica e sconfiggere la politica della Confindustria. Ed è su queste basi che noi dobbiamo continuare. Grazie alla forza che lo sciopero di oggi ci dà e che manifestazioni come questo danno. Viva la CGIL, viva le lavoratrici e i lavoratori italiani. Grazie.